tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Siamo qui oggi per andare a testare dei prodottini che mi hanno gentilmente omaggiato i parrucchieri del salone Hair Tricks di Salsa Maggiore Terme, che ovviamente giù nell'info box insieme ai miei soliti link troverete anche tutti i loro. Sto parlando di questi due prodottini, ovvero un set per ricreare il trend attuale dei capelli super ondulati e lo spray Life Styling che serve a togliere l'effetto crespo senza andare però ad appesantire i capelli. Entrambi i prodotti sono del brand Milkshake, ovviamente anche del brand vi lascerò il link. Direi di passare ad esaminare più nel dettaglio questo bellissimo set che c'è in tre colorazioni, ovvero lilla, azzurra e rosa pastello. Il set comprende una spilla che aiuterà un sacco nel procedimento, questo tubo super lungo, morbidoso, che sarà fondamentale per andare a ricreare il trend, e due bellissimi scrunchies per andare a fissare i capelli. Non ve l'ho detto, ma questa per me non sarà una prima impressione perché ho preferito testare questi prodotti prima di farvi il video, appunto per riuscire a parlarvene meglio più nel dettaglio. Come potete vedere io mi sono lavata i capelli, infatti li ho umidi al punto giusto, perché come tutte queste acconciature che non hanno bisogno di calore, bisogna farle con capelli umidi, altrimenti non viene ovviamente. Piccolo cambio di inquadratura, vi ho alzati un pochino così da riuscire a farvi vedere meglio, e come primissima cosa andiamo a dividere i capelli più o meno a metà. Ora sempre a metà andiamo a dividere più o meno anche il tubo, lo andiamo ad applicare più o meno qui circa, lo fissiamo con una molletta, perfetto. Inizio ora ad avvolgere piccole ciocche attorno al tubo, cercando di stare in realtà il più in alto possibile. Procedo così fino circa ad altezza orecchio, più o meno qui. Dopodiché passo a prendere tutto il codino che mi è rimasto e vado ad arrotolarlo. È veramente semplice come procedimento. La cosa importante è che quando arrivate alle punte le teniate verso il basso e non verso l'alto, perché sennò verrà una roba strana. E ora vado con lo scrunchies a chiudere il tutto. Ecco fatto, adesso vado a fare la stessa identica cosa dall'altra parte. Un piccolo consiglio che vi do è di arrotolare i capelli in questa direzione, è molto più bello come viene l'onda. Posto un pochino la spilla così da avere più libera questa parte, e come ho fatto dall'altra parte vado ad arrotolare ciocca per ciocca, tenendola appunto il più in alto possibile. Ora passo ad arrotolare il tutto. E una volta arrivata in fondo, mi raccomando, sempre le punte verso il basso, vado a chiudere con lo scrunchies. Arrivati a questo punto vado a vaporizzare sui capelli il Life Styling. Tolgo anche la molletta perché tanto ormai sta su da solo, e vaporizzo su tutti i capelli. È perfetto non solo per fare questa acconciatura, ma in generale per fare acconciature comunque mosse, perché appunto andando a togliere l'effetto crespo il capello sarà molto più definito. Come vi dicevo prima, avendo una texture super leggera non va assolutamente ad appesantire i capelli. Io vi ricordo che tutti questi prodottini li potete tranquillamente trovare al salone di Hair Tricks qua a Salsa Maggiore Terme. E nulla, io ora tengo questa bellissima acconciatura finché non mi si asciugheranno totalmente i capelli. Voi il risultato lo vedrete tipo tra pochissimi secondi, io dovrò aspettare invece qualche ora. E rieccomi a capelli totalmente asciutti. Come potete notare dal mio make up, oggi è il giorno seguente, ho deciso di tenerli tutta notte così appunto da avere i capelli il più asciutto possibile. Io spero che non ci sia una grandissima differenza di luci dalla prima parte del video, ma oggi sta tipo venendo un diluvio che non vi dico. In casa c'è talmente buio che sembrano letteralmente le 10 di sera, invece sono tipo le 2 e mezza di pomeriggio, quindi ho cercato di fare col mio meglio con le luci, e anche per il rumore spero che non si senta troppo la pioggia fuori. Comunque io sono super impaziente di vedere il risultato, quindi andiamo a togliere gli scrunchies. E ora vado tipo a toglierlo così in modo super facile, e andiamo ad aprire i boccoli. Guardate che belli, mi piacciono un sacco come vengono super definiti. Vado a fare la stessa cosa ovviamente anche dall'altra parte. E
E voilà! Questo è il risultato. Ovviamente se non vi piace l'effetto di un boccolo troppo chiuso, lo potete anche andare ad aprire di più. Lo potete pettinare. Io preferisco pettinarli con pettini a denti larghi per evitare che mi si gonfino troppo. Però ovviamente questo dipende dal vostro gusto personale. Io sono contentissima di come mi sono usciti. Quindi che dire, vi consiglio assolutamente questi prodottini super approvati. E nulla, per il video di oggi è tutto. Fatemi sapere con un commentino se vi piace il risultato. Io personalmente lo adoro. Adesso vi lascerò anche altre clip con altre riprese. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!